nome al modello. Nome, cosa mettiamo? Vabbè, modello 3D Room. Eventuali note, se ce le abbiamo. Nome, file, niente. Niente, nessuna nota. Ciao. Poi? Perfetto, si apre una finestra di dialogo che ci consente, attraverso dei menu a tendina, di andare a selezionare le diverse voci che ci serviranno per la costruzione di una strategia. Allora, io ho compra se, media mobile. Media mobile a 20. Ok. È maggiore di. Va benissimo quello che viene proposto di default. Valore? No, andiamo, clicchiamo. Curva? Su curva. Ok. E troviamo valore media mobile 50, scorrendo il nostro menu a tendina. Dovremmo trovare media mobile 50. Ecco, questa è la nostra logica di entrata, quindi se la media mobile veloce è superiore alla lenta andiamo ad effettuare un acquisto. Vendi se la condizione di uscita, se la nostra media mobile è a 20, è minore di, okay. E andiamo a cercare curva. Col menu a tendina, curva, okay. E media mobile a 50. Media mobile a 50. Poi? Clicchiamo su applica. Ci verrà richiesto di salvare nuovamente la nostra strategia. Modello training room, noi, ok. Nome del file, mettiamo. Sì, anche quello lo ridenominiamo. Ok. Salva. A questo punto viene aggiornata la lista di tutti i trading system disponibili all'interno della nostra piattaforma. Ah, ce ne sono già alcuni disponibili? Sì, perché abbiamo già delle strategie di default che possono essere utilizzate per fare dei test, per fare delle prove. Ma scusa, ci sei anche tu qua dentro, Enrico Malverde? Sì, ci sono anch'io e altri trader con dei trading system didattici. Ah, ok. Vabbè, comunque a me interessa la mia, che è Emeric, TTS. Qua cosa fa? Dopo averla selezionata, nel menu di destra andiamo a cercare Configura Report. Configura Report. Okay. In Configura Report abbiamo la possibilità di selezionare il capitale iniziale su cui andiamo a fare la nostra simulazione. 500 euro. Va bene? 500, 5.000, quello che vuoi. 5.000. Perfetto. Possiamo settare le commissioni. Commissioni, cosa intendiamo per con 0,19%? Solitamente se si lavora sui derivati si lavora con una commissione fissa, ma anche sulle azioni è preponderante l'utilizzo di commissioni fisse. Vabbè, io lascio impostato 0,19%. Sì, va bene. Poi se non si mette soldi, va bene anche in base al profilo che ha. Ok. Salviamo le impostazioni di default. Allora, salva. Perfetto. Poi a questo punto sono tornato sulla mia finestra. Con un doppio clic sul nome della strategia viene caricata su tutto il periodo disponibile di backtesting. Ah, questo è già il backtesting automatico? E si effettua in automatico il backtesting. Questo è il risultato della strategia sul titolo Ferrari. Aspetta, su tutto però, lo storico disponibile. Che arco temporale mi ha preso qua di Ferrari? Dovrebbe aver preso tutto lo storico disponibile. Ah. Allora, aspetta però, perché io qua ho assoluta totale, resa assoluta totale, cioè la mia strategia sulle medie mobili, incrocio di due medie mobili a 20 a 50 rispetto allo storico di Ferrari mi avrei votato un profitto del 149%. Questo è? L'ho interpretato bene? Sì, il report non dovrebbe mentire, anzi è sicuramente corretto. PNL 709 euro rispetto agli UCI. Consideriamo il fatto che su uno storico così corto come FCA e che ha avuto un andamento prevalentemente rialzista sono state fatte solamente due operazioni, se vedo bene. Effettuate due operazioni, sì, eccolo qua. Tutte e due in guadagno con un 100% di positivo 100%, esatto. Negative 0, consecutivo positivo 2, migliore 147,72%. Quindi ci sono due operazioni, mi pare di interpretare, una che ha fatto il 147% e l'altra il 2 qualche cosa. Sì, tra l'altro si potrebbe anche andare a guardare, che è sempre molto interessante, anzi è una delle prime cose da andare a guardare, l'andamento dell'equity line, cioè questa la curva qua, dei profitti. Sì.
dove viene messo a confronto nella parte sottostante qua l'andamento del NAV o equity line della nostra strategia, mentre nella parte superiore c'è il buy and hold. Vedete che in questo caso è un caso un po' particolare con le medie mobili, quindi ci sarebbe stata quasi perfetta coincidenza, perché il trend è stato prevalentemente rialzista e l'utilizzo di medie mobili ci avrebbe consentito di cavalcare questo trend con grande efficacia. Ultima operazione, tra l'altro non conclusa, quindi doveva essere ancora in essere. Sì, c'è che... una operazione che sicuramente, se andiamo a guardare il grafico, togliamo per un attimo il report. Ho paura che mi scappi. Cos'è qua? Ecco, da qui si vede come infatti il modello dallo sfondo verde sia ancora in posizione. Ah, quindi se c'è lo sfondo tutto verde vuol dire che è ancora vuol dire che il modello è in posizione. Io da qui non vedo la freccetta quando è scattata, la freccetta verde che indica l'acquisto, ma sicuramente il modello è investito da parecchio. Ecco, si vede. Da aprile, cos'è scorso? Quindi 2016. Questa è la freccetta, qua è uscito. Ah, questo è entrato, la prima operazione è entrata a marzo dell'anno scorso e è uscita a giugno dell'anno scorso. Dopodiché? No, di 2 anni fa, scusate. Sì. E poi è entrato a agosto... scusate, dell'anno scorso, è entrato ad agosto dell'anno scorso ed è sempre in essere. Sì, non c'è mai stata la condizione, non è mai scattata la condizione di vendita, per cui l'operazione è ancora in corso. Quindi praticamente in un anno e qualche cosa abbiamo cominciato la nostra rilevazione a febbraio 2016, ok? Mi è entrata operativa a marzo 2016 e mi ha fatto uscire a giugno 2016, poi è rientrato a metà fine luglio 2016 e da lì è sempre rimasto in posizione il mio... Sì. Che tra l'altro con benefici, ora non so se Ferrari magari abbiamo preso un titolo che... È un titolo particolare, Ferrari, perché ha avuto un andamento particolarmente rialzista, però si potrebbe andare a vedere anche un titolo collegato a Ferrari come FCA. E... Allora, senti, ora mai non abbiamo tempo, però magari ci lasciamo all'interno di un altro speciale e costruiamo un po' di trading system. Qua abbiamo fatto uno semplice su due medie mobili, magari la prossima volta facciamo qualcosa di un po' più complicato. Complicato. Va bene, allora siamo in chiusura del nostro speciale. Io ringrazio veramente molto, tra l'altro non pensavo fosse così semplice. Beh, oramai magari sono tutti user friendly le piattaforme per la costruzione di un trading system, particolare questo mi sembra veramente molto semplice da costruire. Non so, tu usi anche altre piattaforme, è semplice così? Queste sì, utilizzo anche altre piattaforme, perché poi a livello professionale, soprattutto quando si costruiscono delle strategie intraday, le cose si complicano un po', ecco, ci sono dei trading system anche di svariate centinaia di righe, per non dire migliaia. Però a livello daily ribadisco che è importante la semplicità e quindi un po' più complesse di queste, però anche un utente neofita o comunque con poca esperienza può riuscire con piattaforme di questo tipo. Se l'ho fatto io, non l'ho mai fatto.